Allora, domani è un compleanno importante, è il compleanno di una signora che scatena in me un affetto pazzesco e sono onoratissimo della sua presenza, sono onoratissimo della sua presenza, perché qui con noi è la signora Dora Moroni. Grazie, con Vedi, poi io conosco un sacco di persone, ma così Dora mi fa battere un po' il cuore. Allora, sei bellissima! Ma se lo sapevo io. All'apparenza No, no, non no. è così. Da come? No, 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 no. Se lo sapevo mi mettevo anch'io un pochino scollacciata. Ecco, allora, la tua carriera, Dora, ripercorriamo un attimo veloce la tua storia. È cominciata col grande Corrado, Eh vero? sì, Ti tanto salutiamo. tempo Ciao, fa. Corrado! Ciao! Un'altra vita! Un'altra vita. Ma le vite Sì, sono molte, per dai. forza! E quindi ti vuole per la sua storica Domenica In. Ora ci sono tanti ragazzi giovani, insomma, quindi li informiamo, Giovanni, li giovanissimi. conoscono! Ma sapete che questa Domenica In con la signora Dora Moroni, molti la guardavano solo perché c'era questa bellissima donna, era un successo incredibile, cioè un'audience di 18 milioni di spettatori. Un successo pazzesco col grande Corrado, un grande signore della televisione. Dunque, questa bella signora è stata anche la prima valletta, è un po' di personalità, perché prima no, erano un po' asservite, sempre un po' al presentatore. Invece, lo stesso anno, nel 78, oltre a fare Domenica In, hai fatto anche Eh Sanremo, sì, anch'io. anche tu lo scorso anno, sì. Sì, ma insomma io non sono andata a cantare, non mi hanno fatto Però cantare. un'altra E poi cosa. c'era una trasmissione, ragazzi, che si chiamava Disco Ring, una trasmissione fighissima, allora veramente all'avanguardia, ideata da Gianni Boncompagni. Salutiamo Barbara, che certamente Ciao. ci vede, e vediamo un piccolo contributo video insieme. Sei la mia controfigura. Cioè, forse ci voleva un annuncio un po' più grintoso, ecco, esatto. Mi segui se parto, se torno. Ed ora ho il piacere di annunciarvi un'altra ospite che è venuta a trovarci qui a Domenica In. Dora Moroni. Oltre a essere bella è anche brava, oppure Dora Moroni è brava, cioè Dora Moroni è complicatissima, attenzione. Dora Moroni è oltre a essere bella è anche brava. Io preferisco Dora Moroni brava e è anche carina. Ora, libera ora, più grande ora, sorriderò a chi voglio io. Cosa dico? Insomma, una carriera, diciamo, insomma, non no, di un certo numero di anni, ma veramente tutti conoscono della nostra, insomma, chiaramente di quegli anni e anche degli anni a venire, quando si nomina Dora Moroni, tutti fanno un sorriso perché è una persona che è rimasta proprio nel solco del cuore. Tu lo senti questo calore delle Sì, persone? molto. Il mio pubblico mi vogliono bene, Lo tanto. sentiamo, infatti lo abbiamo visto anche qua. E poi una storia fantastica che a un certo punto è molto cambiata a causa di un brutto incidente. Sì, è successo. È È successo? andata, È sì. andata! Adesso è nel presente. Esatto. Capito, ragazzi? Questa signora? Così ho Perché è il presente avuto, quello che conta, sì, giusto? presente, nel passato non c'è un rimedio, nel futuro forse non lo sappiamo, adesso nel presente. Ho avuto, grazie, ho avuto un pochino di esperienze diverse. Evviva, evviva le esperienze diverse. Sì. Guardate che splendore. Sono fatta così, normale. Allora, e poi,
a un certo punto questa signora si fidanza con un signore e diventano la coppia più bella d'Italia, ecco, non me ne vogliono così, chi c'era? Romina e Albano, sì, Claudio Amori, ma loro erano una coppia. Con Christian, come sta sì. Christian? Sta bene. Allora, Christian, insomma, ci ha lasciato un po' l'asciutto delle sue bellissime canzoni, ma io stasera voglio cantarti una canzone d'amore. La voglio cantare io a te. Posso? Oh, certo. Allora andiamo al pianoforte. Una canzone che è un grande successo di Christian, io la dedico a te. Si fa? Andiamo. Allora, vieni qua, che sto vicino a te. Così c'ho anche le parole, perché io mi ricordo mica di nuovo. Sono anziana, sai. Quante sere che mi addormento con il pensiero di ritornare da te. Giorno dopo giorno mi sento così straniero in questo posto per me diverso. Dammi solo il tempo di avere un po' di fortuna per un'idea che ho. Nella mia valigia ci metto anche un po' di luna e poi ritornerò per dirti, cara, il tempo vola, ma tu da ora con me non sei più sola, per un amore che va, un altro sta nascendo dentro me e dolcemente tu sarai per sempre cara. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Sì? C'è stata una telefonata urgente. Ora sono con la Moroni, le telefonate urgenti me le passa dopo, regista, Chi è? Non lo so, pare sia urgente. Vabbè, me la mandi. No, chi è una cosa? Sarà Ornella. Lucilla. Chi è? Lucilla, grande artista. Christian! Alzatevi il volume che non si sente. E con una grande donna che è la mamma di mio figlio e la nonna di nostra nipote. Facciamo un bel applauso a questa donna. Come stai? Ah, adesso che ho questa cosa che mi hai fatto piangere, che hai cantato cara, mi sono commosso. Perché sei una grande artista, è una grande signora. Dona, grazie Christian. Io no. Ti ora, dai, non lo posso dire io se hai ragione. Diciamo io che sono un'anziana signora. Ma questo di anziana. Hai visto, ti ho rapito la tua Dora per un po'. Ma guarda, la Dora è il mio amore e l'amore di suo figlio. E siamo divorziati, anche questo. Tra l'altro! è così. Però ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene. Scusa. Vi volete bene, va bene. Ora allora ti rimando la tua Dora, va bene? Ok. Comunque, grazie Christian. Grazie di averla invitata. Il giorno domani è il suo compleanno. Quindi facciamo gli auguri che solo tu puoi farlo. Grazie mille. Grazie, un grazie. Braccio. Domani, quando vedi Dora Moroni, che è il suo compleanno, dagli un bacino da parte mia. Ok. Christian, bacio tanto anche te. Un grazie. E grazie infinite. Tu figlio, sei una grande artista. Che c'è adesso che sono un po' scosso. C'è il nero, pubblicità. Ciao. Grazie.